Oggi a Ceparana, al Parco delle Farfalle, è arrivata la bandiera itinerante della pace, portata dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Bolano. È nata nella nostra scuola l'idea della bandiera della pace itinerante, una bandiera che non è ferma nella nostra scuola, ma è una bandiera che ha viaggiato in questi due mesi nelle scuole dei comuni limitrofi per condividere un sentimento, condividere delle emozioni in un momento particolarmente triste della nostra storia. E è stato molto bello, è stata una bellissima esperienza perché è stata accolta con entusiasmo dalle altre scuole e il messaggio era quello, non solo di pace ma anche di condivisione di sentimenti in un momento molto particolare. E ora la bandiera è rientrata, è stata creata un po' con la partecipazione di varie scuole e oggi siamo qui a riceverla e con noi c'è stata anche qualche rappresentanza di una scuola. Il comune è stato parte attiva in questa esperienza, in questa iniziativa, in collaborazione con Isa Venti e la dirigente dottoressa Lucia Cariglia. Abbiamo accolto volentieri l'iniziativa di questa bandiera della pace itinerante che potesse trasmettere nei vari ISA confinanti e nei vari comuni i valori della solidarietà, della pace, dell'integrazione, dell'accoglienza che in questo momento sono necessari. E è stato bello il fatto di poterla poi esporre oggi in questa giornata molto importante del compleanno del Parco delle Farfalle, perché proprio questo è il simbolo per la nostra comunità della trasmissione dei valori importanti della solidarietà, della cooperazione, dell'accoglienza e dell'integrazione. Il Parco delle Farfalle è un luogo di inclusione e condivisione, curato e gestito dai ragazzi della cooperativa Il Nuovo Volo e finanziato dalla Fondazione Carispezia. Abbiamo portato i saluti della Fondazione che nel 2016 ha contribuito a far partire questo bellissimo progetto che come la farfalla si trasforma dal bruco e spicca il volo, così questo attraverso il principio di sussidiarietà questo progetto è riuscito a camminare con le sue gambe ed oggi festeggiamo il quinto compleanno e quindi la Fondazione non può che essere contenta, sperando che con un effetto farfalla il progetto bello di Bolano riesca a irradiarsi anche in altri comuni della provincia della Spezia e magari in tutta Italia. Grazie, intanto volevo ringraziare gli amici di Tele Liguria Sud perché sono stati protagonisti fin dal primo compleanno del Parco delle Farfalle, ci sono stati accanto e hanno sostenuto quello che è un progetto premiato dal Senato dello Stato per essere un progetto, col primo premio peraltro, per essere un vero progetto di comunità e anche per aver portato un elemento estremamente innovativo che caratterizza da sempre il Nuovo Volo, e cioè le persone diversamente abili non sono coloro che usufruiscono di servizi, ma sono coloro che erogano dei servizi.